Oh, benvenuti o bentornati a un nuovo video. Io ho fatto la tier list con Jack Torrance. Lui mi ha detto che giocava su sto IZ artefatti matto e l'ho voluto provare, sono sincero, sono curioso. È un mazzo europeo. Lui si è qualificato con un IZ Pirati, questo è un IZ artefatti. È probabilmente molto più spinto dell'altro, anche perché gioca delle carte, tante carte nuove, molte carte nuove, cioè molte carte nuove, delle carte nuove che io non ho mai visto. E gioca un sacco anche di carte che non avevo mai visto. Innanzitutto un agro, quindi gioca i due drop a uno più forti del formato, che sono Sirena e Epicuro. Ha il botto degli artefatti, quindi riesce a sfruttare bene il fatto di fare tanti artefattini. Questo fa 4 danni. Spell Pierce, beh, ottimo counter per chi vuole giocare agro tempo. Lo Schooner, questa picchia forte. Legion Extruder, bella carta, anche perché super sinergica per sto mazzo qua. Innanzitutto entra e fa danno, quindi è anche la removal, ma fa tante giochine, perché se sacrifichiamo un altro artefatto facciamo un 3-3. Mi viene voglia che fa una bella sinergia con Geardrake su 1-1, che ogni volta che un artefatto viene sacrificato lui prende un segno +1/+1 e quando entra comunque lascia un clou. Questo lascia un pezzo giù e questo lascia un pezzo giù. Abbiamo Ketzer l'Arcanist, che è la nostra removal su tutto, perché fa diventare qualsiasi cosa un tesoro, anche cose nostre. Uktus Retrofitter, che fa diventare un artefatto un 4-4, e già comunque di base è anche Toxic 1. E Glifo di Ixalan, carta anche questa molto carina, che fa diventare un artefatto un Golem 5-4. E cosa non indifferente, il fatto che quando viene messo al cimitero, quindi quando quel pezzo che hai incantato muore, facciamo Discover 3 e abbiamo tutto il mazzo piccolo. E tra le terre notabili abbiamo Otawara, Sokezan per fare altre creature, Mirrex, e i pezzi di Mirrex sono artefatti, cosa molto molto rilevante, vedrete. Mazzo interessantissimo. Mi ha messo curiosità, perché io comunque Mazzi Rogue mi piace capire che cosa c'è in giro. Ah, scusate, c'è anche il botto da 3, Lightning Strike. Aggriamo, aggriamo, aggriamo. Spariamo i botti per vincere. È anche abbastanza resiliente, perché comunque c'è Schooner che non sta sotto le vratte normali. Tutti i pezzettini che lasciamo giù non stanno sotto le vratte normali. Quindi possiamo animarle con Retrofitter o Glifo. Mi viene da dire anche che la scurvata turno 1-1 di questi due pezzi, Schooner into Glifo, mi sembra una partenza incredibile, fortissima, pesantissima, molto molto aggressiva, e mette un clock veramente veloce. Probabilmente da agro non sta benissimo, soprattutto da Convoke, però ne guadagna molto in resilienza, ne guadagna molto in solidità, perché vedete anche un mazzo con una lista molto quadrata, tutto in 4x. In realtà queste sono 4 e questi sono 2, ma mi mancava una wild card e non volevo sicuramente spenderla per questa carta qua. Interessante, sono proprio curioso di vedere come va. C'è da dire che probabilmente è un buon matchup da control, come dice lui. E andiamo a giocare, dai. Prima di iniziare il video vi invito a mettere like, commentare, iscrivervi al canale, che sono meno della metà di voi che guarda i video si iscrive al canale. E aggiungo anche il fatto che il video è sponsorizzato da manatras.com, che col codice sconto CINABIONDO MANATRAS avete 5% di sconto per prendere tutte le carte di Modern Horizon 3. Bene, ragazzi, andiamo a giocare. Beh, la mano si tiene, penso, no? Abbiamo drop a 1, drop a 2, Pierce. Siamo contro. Ok, siamo contro il buon Domain, probabilmente. Penso che abbiamo un buon matchup. Mi verrebbe da dire. Oh, qua te, cioè, devi avere per forza il coso, terra bianca stappata, perché se ce l'hai sei un campione del mondo. Anche se comunque così penso sia attivo di binding. Eh sì, che è attivo di binding. Avevo 12.000 botte in mano. Allora, una terra blu mi farebbe piacere, così blocchiamo i lockdown, quelle robe fastidiose. Mi farebbe piacere una terra blu, mazzo.
stappata, una bella isoletta, così faccio fare sirena. Esplorare sull'altro. Proviamo comunque su questo, dai. Va bene, Mirrex, ottimo. La nostra altra sirena 2. Si gira, dai, facciamo sti dannoni, dai, sti 1-1 volanti. Adesso sono 2, eh. 2. E vi dirò, il prossimo turno faccio terra passo, terra attacco passo. Perché credo sia sempre più forte fargli un 1-1 in end. O stare comunque open di varie cose, counter. Per qua mi può arrivare Sunfall. Ah, giocare nero così. Potrebbe esserci anche, secondo me. Oh, niente. Il deadly cover up, quella roba lì. No, io Nirex te lo faccio. Se mi facevi Tishana, brutto gesto. Un po' un brutto gesto, sinceramente. Posso dirlo? Posso dirlo? Giriamo per 3. 3 danni, un Infect. Beh, 3 comincia ad essere una tabellina importante. Lightning Helix. E non ci posso fare niente. E ci facciamo i cazzi nostri. Lord of Migration, va bene. Tanto non rampa. Prende questa pianura. Molto bella, tra l'altro. Ah, ma c'è le terre stile giapponese. Intenditore, il nostro Akim. Secondo me, Domain è un buon matchup. Dovevo vedere le terre un po' più giuste, secondo me. Ma di base non penso sia un matchup negativo questo. Perché se adesso ci vratta, gli facciamo un Pierce. Visto che ci ho avrattati io con col Kruplin il pesco. E questi me li voglio tenere per spararli tutti in un turno. In un turno solo. Mi sarebbe piaciuto fargli più danni alla volta, eh. Però va bene così, dai. Bisogna accontentarsi nella vita. Giriamo. Non me la sento tanto di fargli il drago, perché secondo me il drago è una fortissima ripartenza. Faccio drago into questo che lo fa diventare un 4-4. Perché adesso sento un po' la puzza del fatto che, vabbè, un bindero va bene. Discovery. Bella giocata. Bella giocata, bravo. Gatto. Ah, Roxanne. Wow. Beh, devo comunque spararla, Roxanne.
ci sta. Io lo rifaccio. Oh, così lui ha 7, eh. Per la terra, mi piace se peschi a terra. Bird of Digression, va bene. Io ti sparo. Ti dirò, faccio diventare un 4-4 questo. Perché se mi fa doppio blocco, non so. Magari faccio lo scherzetto. O lo mando a uno, ma secondo me è più giusto così. Ne tolgo un po', discovero pure. Questo è forte, vera. Cos'è che fa? Facciamo diventare un qualcosa, un tesoro. La creatura. Fagiolini. Fagiolini può ribaltarla. Fagiolini to Sunfall, non me lo meriterei. Posso dirlo? Mamma mia. Droppa due. Ah, pescato e basta. Interessante. Ah, non c'è. Ho pescato due terre. Dai, sono letali qua. GG! Possiamo di poi. Forse è da sparargli in testa. Mandarlo a uno. Beh, ho la scurvata. Direi che tengo. Keep facile. Partiamo pure noi. Ti dirò. Uner di secondo pure meglio. Però sta sirena ce l'abbiamo attaccata le mani. Io il draghetto lo faccio. Lui cos'è? UB control? È UB control. Dai, ci provo. Make disappear. Boom. Mi sacco una mappa. Esco. Questa è ottima. Ottima pescata. Uccelli. Pescare, non pescare. I miei pezzi volano tutti. Quindi io ci passo sopra, no? Lo schooner glielo faccio. Oh, sei a te? Uno dopo sono letali. Lo guadagna due e non lo sono più. In realtà è un po' continuare a resterlo. Qua discende e deve attaccare. È un pollo.
Ma io sto a make, sto make disappear, voglio giocarci attorno. Ma lo faccio diventare un 5-4? Interessante anche il fatto che me l'ha fatto animare davvero. Va bene, airtie. Sparavolante, ci sta. Wow, ho sbagliato, devo fare l'altro schooner. L'avrei spaventato di più anche perché avere 5 botte tutte in mano era per il più pericoloso. Qua ho un po' sbagliato. Ok, il preacher. Peschiamo, andiamo a 11. Qua non è che c'è tanto da pensare, ma si gira tutto, no? Io sto Discover 3 lo voglio fare. Bot. Epicuro! Bella carta. Epicuro, bella carta in realtà. Più bella di quello che si possa pensare. Ti faccio un altro schooner. Ok, vabbè, vai a 6. Oh, questo che fa diventare questo un 3-3 non è brutto, eh. Fare anche Champ blocco lo faccio diventare un 3-3. Secondo me è una giocata forte questa, eh. Faccio diventare il mio 1-1 un 3-3. Creaturina anche un po' del cazzo. Bravo, bello, ottimo. Ottimo. Oh, così so tanti, eh. Così so tanti e lui comunque qualcosa deve bloccarla. Anche questa è buona. Ti faccio un altro 3-3. Terra di turno, altro schooner, altra corsa. Qua l'esercitino non è piccolo, eh. I volanti sono pure. Attacca, attacca.
Blocco. Blocco, vado a 3, vado a 1. Allora. Facciamo diventare un 3-3 questo. Sono letali, credo, no? Poi, con quello animato, animo scooter. Yes! Che roba! Ma sto mazzo è forte, oh! Non l'avrei mai detto, sono sincero. Questo mazzo è forte. Parto io. Partendo io, secondo me questa non è una mano brutta. Uner. Che sei? Monorosso? Monorosso senza droppa 1? Monorosso senza droppa 1. Va bene. Ok, io faccio questo, ti faccio diventare un tesoro. Io ho 0, tu questo. Mamma mia, io sì, io giro. Anche perché se lo faccio diventare un 3-4, buono, eh. Mamma mia, mi ho pescato 3-3 di fila, eh. Va bene, cerchiamo i cavoli nostri. Ha visto Godric Grifondoro. Avversari, ok. Questo non l'ho capito, sapete? Giocata non l'ho capita molto, anche perché così non usa neanche l'effetto di Feldon in questo turno. A meno che non veda le terre. Non dà neanche valore a Feldon. Almeno se lo buttava su Feldon avrebbe fatto queste cose qua. Cavoli su. Vi dirò sinceramente, meglio così. Mirex, buona pescata. Almeno abbiamo lo spinner già a girare. Niente, noi abbiamo pescato solo le terre, ragazzi. Abbiamo pescato letteralmente 4 spell. Godric Grifondoro, gira per 3, ok. E ok, è che sono contento. Questo non è un bloccante, però. Animiamo questo. Questo lo buttiamo di qua. Almeno speriamo di vedere qualcosa. Mamma mia, un'altra terra. Ragazzi, è incredibile questa roba qua, eh. Ok, questa è già meglio. Anche perché è una hard removal contro di lui. Cioè, potenzialmente fa 4 danni. Qua, sinceramente, posso fare anche un jump block. Oppure posso prendere tutti i danni e basta. Ah, è un altro Monstrosus Rage? Vabbè. Tanto questi non bloccano. Il volante per bloccare lo tengo. Poi la race va fatta. Illegale, eh.
Devo staccarmi pezzo. Eh sì, qua devo staccarmi il pezzo per essere proprio sicuro sicuro di toglierglielo. Perché se qua già non glielo tolgo sono un idiota. Questo l'ho perso un po' da idiota io. GG. Questo sono stato un po' un idiota io. Misplay. Capita. Sì, saremmo sopravvissuti. Un mazzo agro direi di no. Questa è bella scurva. Una signora scurvata qua. Partendo pure io. Ti dirò. Senza sapere, non essendo un esperto del mazzo, ma mi sembra forte. Fare drop 1, drop 2, drop 3 in tutto questo, sembra sempre forte. Prima attacchiamo. È stato abbastanza liscio sto attacco, eh. Blu. Ah, ok, zettini. Ivo mi ha detto che non bisogna giocare tutta la partita attorno a No More Lies. E soprattutto la paura del counter è il counter stesso, molto spesso. Quindi già girare questi tre danni secondo me è ottimo. Bella. Questa è una bella carta. Ho solo un po' paura. Paura, tra virgolette. Di Wanderina. Ah, c'hai pure nero, quindi sei Esper Control. Io il draghetto lo faccio. Investighiamo. Chiamiamo Schooner e giriamo, no? È regolare. Peccato. Comunque 2 danni, non è male. Do fluin. Wow! Blu pesco. Un Pierce sarebbe molto bello adesso. E ne giochiamo pure un po'. Glyph, lo metto di qua. Pam. Invece non era la Wanderina. Sono un idiota, scusate. Ho cliccato un'altra terra, la terra sbagliata. Ma qua se avessi avuto un Pierce in mano, top. Teddy cover up, Pierce. Epicuro! Let's go! Doppio botto! Immerita. Per una terra. Mamma mia. Ma ce la sentiamo? Triplo drop a 1, eh. Sì, ma per il content, questo è altro. Easy Sirena che ci facciamo, ce la mappizziamo, troviamo terra e facciamo Epicuro, dai. Facilissimo, facilissimo. Terra, guarda, terra rossa pure stappata. E la perdiamo così, da scemi. Attacchiamo. O draghetto. Sento
altro draghetto, non me l'aspettavo. Go for trot di là. Molto interessante come scelta. Dove è la terra? Io più curo te lo faccio. Minchia, sei più curo. Vabbè, faccio su extruder. Tra l'altro, entra fa danno. Bella carta questa, eh. Allora, qua se avessi pescato a terra meglio. Però va bene anche così. Mi fai un delage. Io in end mi sacco questo. Faccio un 3-3. Su 4 danni sul board. Diventa un 2-2. Sono 5 danni sul board. 12. Pure botto in mano. Non è male, eh. Potrei giocare più greedy, ma secondo me va bene così. È giusta così. Anche perché se adesso mi fa wanderina gli tolgo il target. Sì, mi sarebbe piaciuto più avere pins. Però va bene. Eh sì, così tolgo target. Almeno diamo un bersaglio forte a questo. Submit 0. Così siamo letali potenzialmente. Così sorpresa, ti faccio un 4-4. Comunque fa anche le sue cose. Adesso mi devi rivrattare. Intanto sei a 5. Questa è in instant. Lo so. Ma avrei fatto in modo diverso. Sinceramente l'avrei giocata in modo diverso. Questi botti sono letali. Pirata, io te lo faccio. No more lies su pirata. Io sto no more lies, ma non sarei tenuto, sono sincero. Io passo. C'è Mirax in end. Non mi ha fatto delage. C'è Mirax in end, oh, si vola qua. Pure la terra ho pescato. Terre animabili? Qua con le full art un po' mi confondo. Ah sì, io ci provo. Io più turni li do a lui, più è meglio per lui. Quindi almeno provo a spingere questo turno. E poi nell'upkeep suo gli sparo il danno, se lui riesce a sopravvivere. Mamma mia, se mi faceva sto delage da 1000. Io te lo faccio. Meno danni ti devo fare, meglio è. Più auto per vincere. Adesso posso pure fare un bot in end. Un bot in end into Mirax.
Rubata. Rubata. Oh, si vola, eh? Tommaso, si vola, eh? Bene ragazzi, per questo video è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Mettete like, commentate, iscrivetevi al canale. Il mazzo meno brutto di quello che pensassi, sapete? Ma mi ha stupito in positivo molto bene per sto meta.